Granchio blu nelle acque dell'Adriatico, pescatori e pescivendoli lanciano l'allarme, è deleterio per il nostro lavoro. Pesca illegale, la Guardia di Finanza ferma 3 sub e sequestra 10.000 ricci di mare. A Fano ripartono i lavori in piazzale Rosselli, a Mondolfo doppia inaugurazione per la scuola media Fermi e per la primaria Campus di Marotta. Alla Villa del Balì la cerimonia di consegna dei bonus bebè donati dalla BCC Fano, 24.000 euro ai 98 nuovi nati. A Pesaro il Consiglio Comunale monotematico in memoria di Arnaldo Forlani, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri scomparso lo scorso luglio. Presente il senatore della Repubblica Italiana Pier Ferdinando Casini. In nome dell'integrazione e del rispetto di ogni comunità, venerdì alla Rocca la festa di una notte di fine estate. È tutto pronto per la maxi tavolata di 2024 Pizze Rossini, appuntamento a domani dalle 20 in Viale della Repubblica, alle ore 22 la foto da record e il brindisi all'anno della capitale italiana della cultura. Martedì 5 settembre, buonasera e bentornati a Occhio alla Notizia. Aumenta il numero di granchi blu al largo della costa marchigiana, intanto però scatta l'allarme tra pescatori e pescivendoli per una specie che risulta essere dannosa per l'economia del mare. Servizio di apertura di Marco Lonigro. Il granchio blu, una specie autoctona delle coste atlantiche del continente americano, è presente anche nei nostri mari. Il suo arrivo nelle acque dell'Adriatico sta creando un certo allarme. Come ormai noto, il granchio blu è dannoso per i pesci e per l'attività lavorativa dei pescatori. Ci distruggono le reti, ci rovinano tutte le reti. Stamattina per la prima volta ne abbiamo prese quasi una ventina di chili. Nonostante sono diffusi al nord qui dell'Adriatico, noi li abbiamo presi a 5 miglia dalla costa stamattina, solo che prima ne prendevamo 4-5 al giorno, stamattina per la prima volta è un disastro. Andando avanti così può essere molto dannoso, cioè la pesca delle retine va a finire, distrugge le vongole, distrugge le cozze, i lumachini. Noi la maggior parte dell'anno andiamo avanti con la pesca del lumachino, dal 1° ottobre a maggio l'avremo con il lumachino, solo che con questi granchi adesso non so come va a finire. Il granchio blu è deleterio per l'economia del mare. È invece una prelibatezza in cucina e a Pesaro è apparso sui banconi al mercato del pesce. Come avete accolto questa nuova specie? Siamo un po' sconvolti perché questi granchi stanno mangiando tutto, ci mangiano anche la rete, mangiano molluschi, tutto quanto, le uova dei pesci. Speravamo di essere salvi col fatto che non siamo vicini al Po e invece a 10 miglia ne abbiamo presi parecchi, sempre non come quantità tipo 4-5 casse, però ci spaventa la cosa, anche perché ci sono le femmine piene di uova e quindi siamo molto preoccupati. A me non è che interessa più di tanto, però la gente non compra. Perché secondo lei non compra? Perché non li hanno mai usati, quindi uno sono disfidabili. Neanche io veramente l'ho mangiato però, eh. Invece i ristoranti si sono avvicinati? No, non ho venduto uno io. Male. Male perché rovina molto le reti e fa danni molto al pesce, mangia quasi tutto, non si riesce più a avere una sogliola intera. È veramente già da un pezzo che ci sono, saranno già quasi 2 anni che è venuto su questo granchio, solo che adesso sta aumentando, oggi proprio ne abbiamo presi un bel po' direi. E la rovina, sinceramente, perché rovinano le reti, oltre che mangiano le vongole, le cozze, anche i pesci. C'è richiesta da parte dei clienti? Molto, c'è molta richiesta anche perché sono molto buoni e c'è mercato, insomma. Siamo contenti di venderli anche perché così li togliamo dal mare, è molta fatica anche cavarli dalle reti. I ristoranti invece? I ristoranti noi, sì, li prenderanno anche loro, non da noi, ma li acquistano, sento che ne parlano. Parecchio. La domanda più strana che ha ricevuto in questi giorni sul granchio blu? Se era pericoloso,
naturalmente se ti prende un dito ti fa male, ma insomma basta stare attenti. Poi noi cerchiamo di mettere un po' di ghiaccio, così le persone vanno a casa con il granchio già bello fermo. Beh, il cliente adesso inizia a conoscerlo veramente, sì, c'è un po' di vendita, anche i ristoranti ce li chiedono, speriamo. La domanda più strana su questa specie qual è stata? Ah, come pulirli? Da dove vengono? Noi quel che sappiamo gli diciamo ai clienti, più di tanto non sappiamo cosa dirgli, però è saporito, l'abbiamo provato anche, sì sì. Poco, più che altro dei cinesi, non so per quale motivo, però loro li cucinano molto. Il prezzo medio più o meno? 8-10 euro, io li ho fatti sempre. Allora, noi abbiamo iniziato dai 10 euro, adesso siamo andati a finire i 7 euro, quindi più in là non si sa, poi più se ne prendono e più il prezzo abbassa ovviamente. Le fiamme gialle di Ancona hanno sequestrato oltre 10.000 ricci di mare. Durante il primo intervento l'azione dei finanzieri specializzati del reparto operativo aeronavale ha impedito l'ennesima battuta di pesca illegale posta in essere da tre pescatori sorpresi lungo la scogliera a ridosso del parco del Cardeto mentre tornavano a riva con un bottino di 3.500 esemplari. Ai sub sono state sequestrati il prodotto ittico e le attrezzature utilizzate. Inoltre sono state comminate sanzioni amministrative pari a 6.000 euro. Invece a Porto Novo i finanzieri hanno rinvenuto 6 ceste contenenti 6.500 ricci di mare occultate tra la vegetazione della pineta adiacente. Il pescato sequestrato, ancora vitale e in buono stato di conservazione, è stato rimesso in mare per consentire la ripopolazione delle colonie ittiche. Continua ad infiammare il dibattito politico la variante urbanistica per il monastero dei frati trappisti a Montegiove. A ribadire la sua contrarietà anche il Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Pannaroni, innanzitutto facciamo chiarezza: che cosa si vuole realizzare a Montegiove e qual è stato sino ad oggi l'iter burocratico? Allora, a Montegiove i monaci trappisti hanno acquistato anni fa una casa colonica e l'hanno già adibita a foresteria. Loro vorrebbero, su un terreno appunto di Montegiove che hanno acquistato, costruire un loro monastero con un campanile, con un cimitero privato. Ma al di là di quello che loro hanno fatto, i monaci trappisti sono dei monaci di clausura che dediti allo studio, alla contemplazione, alla preghiera e alla coltivazione del terreno. So che fanno della birra, per esempio. In questo momento sono a Frattocchia, vicino a Roma, e si vorrebbero trasferire. Ma la cosa clamorosa è che viene già dato per scontato questo loro trasferimento. Infatti sul sito dei monaci trappisti c'è scritto che si trasferiranno a Fano. Però in Consiglio Comunale ancora non è passato. Allora, se non sbaglio, dai tempi del sindaco Cicetti sono passati una decina di sindaci di Fano che hanno continuato a mantenere i vincoli sulla collina di Montegiove. Vincoli paesaggistici ovviamente indiscutibili. E adesso si vorrebbe con un'ennesima variante, la Giunta Seri vorrebbe con l'ennesima variante, dopo Gimarra, dopo Centinarola, che per fortuna è stata bocciata, vorrebbe portare in Consiglio Comunale questa nuova variante. Ma la cosa che a noi ci indigna è che appunto viene dato tutto per scontato e il ruolo del Consiglio Comunale quasi viene svilito a dei semplici passacarte dove dobbiamo mettere un timbro e dire ok, va bene. No, spesso noi del Movimento 5 Stelle veniamo attaccati, siamo considerati il partito del no. Quando si deve fare uno scempio del genere, decisamente diciamo no e speriamo che Fano, anche i cittadini di Fano, si rendano conto di quello che voglia, di quello che potrebbe succedere sulla collina di Montegiove, perché dare un sì a questa variante iniziale potrebbe essere una prima cosa per una cementificazione futura, come potrai poi in futuro dire di no a un privato, a una Quindi un precedente. È un precedente clamoroso, lì c'è un vincolo decennale, se non sbaglio dal 79 che c'è, che tutti quanti i sindaci hanno continuato a mantenere. In questo momento dare per scontato che si farà una cosa che ancora deve passare in Consiglio Comunale con l'ennesima variante per noi è assolutamente da dire no, un no deciso. L'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori fa sapere che i lavori relativi al rifacimento di Piazzale Rosselli riprenderanno domani, mercoledì 6 settembre, nella parte verso il ristorante Bella Napoli. In particolare, da domani fino all'11 settembre verrà delimitata l'area lasciando aperto il transito carrabile su via di Rusticucci, consentendo il passaggio pedonale ai fabbricati adiacenti al ristorante. Non si potrà parcheggiare e utilizzare il garage esistente. Dalla prossima settimana verrà ampliata l'area di cantiere su via di Rusticucci
Cristicucci, lasciando ai residenti la possibilità di accedere in ingresso e in uscita sulla via stessa, che però diventerà strada chiusa per il periodo dei lavori. Infine, dal 19 settembre l'area di cantiere si amplia sulla zona dei tavolini della Bella Napoli lungo via Garibaldi, lasciando comunque l'accesso carrabile alla via, che dovrà poi essere interdetto nella fase finale dei lavori. Da Fano andiamo a Mondolfo, dove sabato 9 settembre alle ore 10 verrà inaugurata la scuola media Fermi dopo gli importanti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. Invece, martedì prossimo alle ore 18 saranno inaugurati i locali completamente rinnovati della scuola primaria Campus di Marotta. Il complesso scolastico, durante il periodo estivo, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione attraverso risorse del bilancio comunale per un importo complessivo di circa 180.000 euro, che si è concentrato sul totale restyling degli ambienti interni con una nuova pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti. L'inaugurazione, cui prenderanno parte l'amministrazione comunale e i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo FA di Bruno, sarà anche l'occasione per la cittadinanza di visitare gli spazi riqualificati prima dell'inizio dell'anno scolastico. A Pesaro, ieri pomeriggio, il Consiglio Comunale monotematico in memoria di Forlani, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri scomparso lo scorso luglio. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Ma questa sala ha un valore fortemente simbolico per la giornata che abbiamo organizzato oggi. Un consiglio comunale nel ricordo di Arnaldo Forlani, ex presidente del Consiglio dei Ministri, scomparso lo scorso luglio. Un politico, ma prima di tutto un uomo che ha portato avanti con passione, professionalità e determinazione i suoi sogni e le sue idee per il paese e la città che ha tanto amato. Consiglio comunale importante in ricordo di Arnaldo Forlani, il presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, è stato consigliere comunale, consigliere provinciale, uno degli esponenti più importanti della Prima Repubblica Italiana, proprio di questo territorio, e abbiamo voluto ricordarlo a due mesi dalla sua scomparsa in un consiglio comunale. Consiglio comunale che ha visto la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, di Giorgio Girelli, con cui ha insomma, vissuto e passato insomma, tutta una serie di iniziative politiche e personali che sono state frutto anche di aneddoti qui durante questo consiglio comunale molto interessante, ma dove è chiaramente passato il concetto fondamentale dell'uomo prudente che con discrezione ha portato avanti nell'interesse esclusivo generale e nell'interesse comune e tanti valori della nostra democrazia, per cui non ha mai anteposto l'interesse personale a quello in generale del paese. Questo è un grande insegnamento e uno dei grandi insegnamenti da cui dovremmo prendere spunto. Abbiamo ricordato un uomo di Stato vero, il politico più importante che le Marche abbiano mai avuto, una figura che per 30 anni ha ricoperto i ruoli principali non solo nel governo italiano, facendo il presidente, il vice, il ministro della difesa e degli esteri, ma essendo anche due volte segretario della Democrazia Cristiana, quando la DC era in qualche modo il perno della Prima Repubblica. Quindi un consiglio comunale dovuto ad una persona che, nonostante che ha vissuto la sua carriera politica a Roma e ovviamente a livello nazionale e internazionale, non ha mai dimenticato la città dove è cresciuto, la città dove ha iniziato l'impegno politico, il primo consiglio comunale, e al tempo stesso i tanti amici che l'hanno conosciuto e sostenuto negli anni. Quindi era doveroso per noi ricordarlo e al tempo stesso ci ha fatto molto piacere che tutta la sua famiglia fosse qui presente. Pier Ferdinando Casini è riuscito a fare un ritratto storico della personalità di Arnaldo Forlani davvero eccezionale. Presente anche il senatore della Repubblica Italiana Pier Ferdinando Casini, che per tanti anni è stato al fianco dell'ex segretario della Democrazia Cristiana. Una bella giornata, un ricordo di Forlani che ci restituisce il grande leader marchigiano che l'Italia giustamente ha onorato due mesi fa, un uomo che è stato ai vertici dello Stato, che come tutti gli uomini politici ha vissuto i grandi successi e anche i momenti di amarezza che la vita pubblica consegna a ciascuno di noi. È stato una grande personalità ed è giusto che la sua città lo ricordasse. All'ordine del giorno anche la surroga del consigliere del gruppo misto di maggioranza Roberto Biagiotti, scomparso lo scorso agosto, e al suo posto entra in consiglio comunale Nicoletta Rossi. Poi la sostituzione di Biagiotti, ovviamente è stata un'estate brutta per il consiglio comunale perché abbiamo perso prima Biagiotti, oggi c'è stato il funerale di Leo Barbanti e purtroppo la vita è così e giustamente oggi abbiamo sostituito il consigliere mancante.
Sabato scorso alla Villa del Balì di Saltara si è svolta la cerimonia di consegna dei bonus bebè donati dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano. Nell'arco di 14 edizioni sono stati premiati più di 1.600 neonati per un totale di oltre 400.000 euro. Una grande famiglia la banca? Una grande famiglia, sì, lo vediamo oggi con tutti i dipendenti, i soci che troviamo qua. È una bella giornata per questi piccolotti. Un picnic in giardino, una foto ricordo, la visita al Museo della Scienza e al Planetario. Sono state decine le famiglie che sabato 2 settembre nella cornice della Villa del Balì di Saltara hanno ricevuto il bonus bebè Bici Cifano, una iniziativa al centro della 14ª edizione di Banca e Famiglia, la manifestazione con cui l'Istituto di Credito, vicino alla comunità, consolida il rapporto con il vasto territorio di riferimento che si estende da Fano a Semigallia e immediato entroterra. Benvenuto, perché per la nostra banca è importante che anche si coltivi la formazione delle famiglie, e quindi è bello vedere tante giovani coppie con i loro bambini, e lo stiamo facendo ormai da diversi anni e vogliamo ripeterlo. Poi qui è una location fantastica perché si vede il mare, è un po' la zona del Balì, è una zona molto valorizzata e siamo contenti quindi di poterla ripetere ogni anno. Nel corso di 14 edizioni Bici Cifano ha erogato bonus bebè a 1.628 neonati per una cifra complessiva di 407.000 euro. Soltanto quest'anno i 98 bebè figli di soci e di dipendenti della banca hanno ricevuto in totale 24.500 euro di bonus. Come ormai consuetudine, poi, durante la cerimonia è stato presentato il nuovo corso per neogenitori dedicato al primo soccorso pediatrico, che si svolgerà il 26 ottobre, 9 e 16 novembre, ma l'iniziativa è stata anche l'occasione per illustrare l'attività economica e sociale dell'Istituto di Credito relativa al primo semestre 2023. Per quanto riguarda l'utile, è conseguito a 3.800.000 euro, consolidando un patrimonio di 106 milioni. Questo ci permette di aumentare il CET1, che è l'indicatore di solidità della banca patrimoniale, quindi di circa mezzo punto, siamo intorno al 29%. Positivo anche l'andamento della raccolta diretta, che è cresciuta del 2,4% in termini percentuali, ma in termini assoluti parliamo di più 32 milioni. Stesso discorso per gli impieghi: nel primo semestre 23 abbiamo erogato 35 milioni di finanziamenti, quindi mutui residenziali e altri tipi di finanziamenti, su numeri importanti, e soprattutto 97% degli impieghi erogati dalla banca sono tutti nella zona di competenza, quindi vuol dire un legame forte con il territorio che ci permette anche di capire qual è anche lo stato di salute dell'economia locale. Direi che sta ancora andando bene, ci sono dei segnali di rallentamento, ma speriamo di riprendere quella percorso di crescita importante che ci caratterizza. Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il consigliere comunale di Colli al Metauro e pediatra Elasmar Ranzi, che ha portato i saluti e il ringraziamento dell'amministrazione comunale. Una bella giornata che la banca organizza proprio per le famiglie, a testimonianza della vicinanza che la banca ha per i soci, i dipendenti, per tutte le famiglie e anche per i loro bimbi. E partiamo da questa carrellata di gemelli per intervistare la mamma e il papà, Giulia. Intanto ti chiedo se sono così buoni sempre o oggi per l'occasione. Diciamo che è un'apparenza, perché in realtà sono abbastanza movimentati tutti e tre. Due maschietti e una femminuccia, i loro nomi? Bianca e Andrea e Mattia. Quindi tre bonus bebè che oggi avete ritirato. Chi di voi è socio della banca? Io, mio marito. Io. Da quanto tempo? È un paio d'anni più o meno che sono socio della BCC. Vi trovate bene con l'istituto? Sì, 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 molto. Abbiamo cambiato agenzia, che io stavo prima dall'altra parte, adesso siamo nell'agenzia di Bellocchi, siamo e tutto bene, dai, ci troviamo molto bene. E parliamo di eventi culturali. Giovedì sera nella Chiesa del Suffragio a Fano si è svolto un incontro dedicato a Palazzo Bracci e alle famiglie nobiliari della città. L'ha seguito per noi Cristiana Guerra. Da giovedì 22 giugno hanno preso il via a Fano, nella suggestiva cornice della Chiesa del Suffragio, situata nella piazzetta Cleofilo, i giovedì della confraternita, in cui esperti di varia natura, dalla filosofia alla religione e all'architettura, hanno raccontato le nostre origini.
Giovedì sera, tema della serata è stato il Palazzo Bracci, dimora di raffinata architettura e bellezza situato in pieno centro storico, e le famiglie nobiliari. Relatore d'eccezione, l'avvocato Lupo Bracci, nobile fanese, erede della famiglia di origine umbra trasferitasi a metà del XV secolo a Cartoceto e successivamente a Fano. Le case dei Bracci, tutta una serie di costruzioni, un rettangolo delimitato da via Garibaldi, via Rusticucci, via Nolfi e piazza Rosselli. La parte principale, via Garibaldi, angolo via Nolfi, costruita nel 1600. C'è una parte più antica, che è quattrocentesca, che è l'angolo di via Nolfi, via Rusticucci. C'è una parte più recente, che è fatta dal mio bisnonno, che era la filanda Bracci, che si vede perché sotto c'è una lapide in cui c'è scritto qui nacque Anselmo Anselmi. La mia famiglia è venuta a Fano nel 600, è uno stemma con una corona di conte. La croce rossa è da cavaliere di Santo Stefano, la croce bianca è da cavaliere di Malta, è lo stemma di un militare, infatti ci sono le bandiere, il tamburo. Poi gli stemmi sono al primo quarto Bracci, il braccio con il ciglio, e sotto Pili, di cui portiamo come unici eredi mai rimasti della famiglia. Poi in alto a destra Castracane e Negroni, che è una famiglia romana. Nella facciata principale del palazzo c'è anche un epigrafe, che cos'è? Dunque, l'epigrafe sulla facciata principale ricorda il fatto che lì al palazzo è morto Luigi Luciano Bonaparte, che era lo zio della mia bisnonna, nipote di Napoleone, che era un famoso glottologo e anche uno scienziato, perché ha inventato il valerianato di chinino per la malaria ed è stato anche deputato o senatore in Francia, come francese, però è morto a Fano, e in quell'occasione arrivarono alla mia bisnonna una serie di telegrammi, tra cui anche uno della regina Vittoria, che fece un gran scalpore della città. Nel centro storico ancora oggi diversi sono i palazzi signorili che offrono l'immagine della ricchezza culturale e architettonica, del buon gusto e del generale benessere di cui godevano le famiglie nobili fanesi. Ora, parlando delle famiglie nobiliari fanesi, nell'elenco fatto dal Bertozzi nel 1700, tra viventi ed estinte erano un centinaio. In realtà, che ancora esistevano alla fine del Settecento, erano una cinquantina. Oggi credo ne siano rimaste 8, che a Fano sono venute appartenenti a famiglie importantissime, come possono essere i Torelli, che un Torelli diventò re di Polonia come Poniatowski, poi i Gabrielli, Montevecchio, Castracane, discendevano da Castruccio Castracane. Insomma, ci sono varie famiglie. A Pesaro è tutto pronto per la maxi tavolata di 2024 Pizze Rossini. Allora sentiamo le dichiarazioni del sindaco Matteo Ricci. Maxi tavolata, siamo alle porte. Maxi tavolata alle porte, sta andando oltre ogni previsione, dopo 2 giorni sono finiti i biglietti. Ovviamente è una serata aggregativa intorno alla pizza Rossini, che per noi è ormai un tipico piatto della nostra città, che stiamo in qualche modo facendo conoscere a coloro che vengono qua. E il fatto che ci siano oltre 2024 persone che hanno deciso di intervenire dimostra che vogliono partecipare in verità all'avvio della capitale della cultura, e quindi abbiamo aperto la serata anche a tutti coloro che non hanno prenotato. Faremo un grande brindisi verso la capitale della cultura, quindi invito tutti a venire alle 8 per chi ha la prenotazione, alle 10 per coloro che invece la prenotazione purtroppo non sono riusciti a prenderla. In occasione di questa maxi tavolata sono previste modifiche alla sosta e alla viabilità in zona mare, che potrete consultare anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Sabato 9 settembre dalle ore 18:30 la Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano incontra e si racconta la Rocca Malatestiana. Sarà un momento di confronto per presentare alla città le attività e i progetti 2023-2024. Dopo la pericena dalle ore 21:30 si terrà Amici in Rocca, l'appuntamento del Salo Tonnis, condotto da Alessandro Onnis, inviato delle Iene, e con ospiti Sandro Cappai, Yoko Yamada e Edoardo Conforto, direttamente da Comedy Central. Gli organizzatori di RT Fano Rocca Malatestiana destineranno parte dell'incasso della serata a favore della Fondazione di Comunità per sostenere il progetto Edufor, un fondo che permette l'accesso ai percorsi educativi. Il biglietto può essere acquistato sia online sia il giorno stesso all'ingresso della Rocca.
E sempre alla Rocca Malatestiana, venerdì si terrà la festa di una notte di fine estate. L'evento ad ingresso libero sarà una bella occasione per le famiglie, bambini compresi, di trascorrere un pomeriggio e una serata tra musica, danze multietniche, laboratori e tante sorprese. Non mancherà una cena con piatti tipici di diversi paesi del mondo. Massimo Foghetti. Una festa di mezza estate, di fine estate, a conclusione delle impronte femminili. Una serie di incontri che è cominciata a giugno e finisce adesso a settembre. Un consuntivo di questa iniziativa. Una serata conclusiva di questa sesta edizione che abbiamo messo in piedi ormai da qualche anno, perché è giusto e doveroso per le tante volontarie e volontari finire questo percorso ogni anno con una festa, che è anche un modo per ringraziarli, perché le volontarie e volontari, le associazioni, le comunità, le istituzioni, i comuni sono tanti in un percorso che si è articolato quest'anno in oltre 20 appuntamenti iniziati per altro con un'anteprima a marzo e è chiusa adesso, che si chiuderà appunto per questa sesta edizione appunto venerdì 8 qui alla Rocca. Una festa che abbiamo voluto proprio multiculturale, con un pluralismo sia di linguaggi che di provenienze, quindi ci saranno tanti paesi rappresentati in questa festa venerdì, quindi ci saranno artigianato, cucina, musiche, balli, rappresentazioni, ospiti, in una dimensione che darà spazio anche ai più piccoli, alle bambine e ai bambini, perché ci saranno anche tanti laboratori e letture ad alta voce in diverse lingue, per cui ci sarà una mescolanza di bambini fanesi, italiani e bambini invece di origine peruviana, di origine marocchina, di origine albanese, rumena, per cui ci sarà un appuntamento molto importante sia per la rassegna ma anche per l'impegno amministrativo e istituzionale del nostro comune. E sarà proprio il giornalista Massimo Foghetti domattina alle 7 a tenervi compagnia con la lettura dei quotidiani. Invece l'appuntamento con il nostro telegiornale torna domani sera alle 20:30. Buona serata.